Tra le storie da raccontare nella darsena di Savona all'interno di Stile Artigiano, sicuramente quella che fa riferimento agli amaretti Besio, un marchio della città della Torretta, ma soprattutto 5 generazioni? Quasi, dai. Per ora ci siamo fermati alla quarta. Alla quarta. In nostra compagnia c'è la signora? Paola Torello. Paola Torello, che di fatto sintetizza una storia che va davvero indietro nel tempo e lo fa anche attraverso, certo, la specialità, certo, il profumo e il sapore dei suoi amaretti, ma anche attraverso una grafica. Amaretti Besio Savona su sfondo rosa, il primo marchio, probabilmente il primo logo. Il primo logo fatto da Piero Vado è nel 48. Nel 48. Davanti c'è l'ultimo, recentissimo, fatto da Beppe Beppetti, che è un disegnatore italiano di adesso, e mi piaceva questa forma così rotonda. Lui fa tante cose rotonde, mi ha fatto venire in mente l'amaretto e gli ho chiesto e me l'ha fatto. E questa è la vostra immagine. Poco dietro invece la scatola storica dei vostri amaretti. L'ho fatto fare in metallo, mentre normalmente in cartone, nelle varie misure, diciamo, che c'è mezzo chilo, tre quarti chilo. Queste qui sono scatole da mezzo chilo. E poi il resto dell'esposizione rappresenta l'eccellenza degli amaretti. Domanda che si fa in questi casi, ma che non è mai abbastanza: cos'ha di speciale un amaretto come questo, fatto davvero ancora a mano? Beh, innanzitutto l'uso esclusivo di mandorle, senza le armelline che purtroppo usano tutti. E poi sono fatti a mano, arrotolati nello zucchero a mano, come si faceva una volta. Abbiamo una macchina che li rifascia, che anche quella sembra una cosa fatta a mano, invece è una macchina fatta su misura parecchi anni fa. E la qualità. E non è poco. E non è poco. Non tutto è... per un prodotto del genere. Assolutamente sì. Cambiamo il contorno, ma la sostanza è sempre la stessa.